Ciao a tutti, in questo video voglio leggervi una storia che spiega il perché il fiore crisantemo si chiama crisantemo. Crisantemo era in realtà una bambina che aveva perso sua madre, era morta prematuramente la madre. E un giorno la piccolina si recò al cimitero per andare a trovare la madre. Faceva freddo, c'era il freddo fuori e il freddo nel cuore della bambina. Ecco la terra dei morti, ecco la tomba cara. Crisantemo si inginocchiò sulla terra fredda e umida e piegò tutto il corpicino sino a toccarla con la testa. Voleva parlare alla sua mamma, dormire un poco accanto a lei, riposarsi ancora come una volta sulle sue ginocchia. Il tempo passava e Crisantemo non si muoveva. Era così dolce e riposante dire alla mamma che le voleva bene, che senza di lei la casa era vuota, che era venuta a tenerle compagnia. Il tempo passava e le lacrime calde della bambina penetravano nella terra fredda e andavano a riscaldare il cuore della madre. Quando non ebbe più lacrime, la piccina si lasciò cadere sulla tomba e si addormentò. Da quel sonno non si destò più. Il giorno dopo la trovarono bianca come la cera. Era morta. Fra le braccine e il cuore era spuntato un fiore grande e splendido, candido come la neve, dai petali folti e lunghi. Esso brillava luminoso sotto un pallido sole di novembre. E nessuno l'aveva mai visto prima d'allora. Era nato dalle lacrime dell'orfanella, simbolo di amore e di dolore. Fu chiamato Crisantemo. Questa storia è stata scritta dalla scrittrice, qui c'è una A Cavagna, non so quella A che nome sia, comunque il cognome di questa scrittrice è Cavagna, A Cavagna. Insomma, a me è piaciuta molto, sempre, certo sono cose per i bambini, però tutti noi dovremmo risvegliare un po' il bambino che è ancora in noi. Forse il mondo sarebbe più bello, la vita di ognuno sarebbe più bella. Se risvegliassimo il bambino che dorme in noi e che cerchiamo in tutti i modi di reprimere, di uccidere, perché non vorremmo mai essere presi per fanciulli, per uomini e donne deboli. Grazie per avermi ascoltato. Crisantemo. Ciao, ci sentiamo.